Continua a colpi di manifesti il dibattito politico a Polla. Il gruppo Insieme per Polla, guidato da Antonio Coppola, sulla scia delle polemiche sorte nei giorni scorsi, va all'attacco dell'amministrazione Giuliano in merito alla chiusura del centro polivalente Don Bosco. Esprimiamo solidarietà alle persone disagiate e alle loro famiglie, vittime di una cieca ed incompetente politica dell'amministrazione Giuliano. Questo l'incipit del manifesto del gruppo politico, che continua. Insensata ed inopportuna è stata la chiusura del centro polivalente Don Bosco. Il documento continua con alcuni interrogativi diretti al primo cittadino, al quale viene chiesto a che serve l'aver nominato un consigliere politico se poi non se ne ascoltano i consigli. E poi la domanda è rivolta proprio al consigliere politico, al quale viene chiesto che ruolo riveste se i suoi consigli vengono disattesi. Il documento di Insieme per Polla si conclude con un invito rivolto a Rocco Giuliano. Sindaco, aspettiamo un gesto nobile, rinuncia all'indennità di carica e riapri il centro.